E con la presentazione dei due posticipi di questa sera in Serie B, siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con SiBasket. Non resta che salutare e ringraziare gli ospiti di questa puntata. Grazie a Luigi Liguori. So che volevi ricordare sul tuo sito un nuovo appuntamento. Esattamente, è nuovo, no, perché siamo arrivati alla seconda puntata. Quasi nuovo. A partire da venerdì prossimo ci sarà il terzo appuntamento di Molala, che è il blog di Marco Laganà. Un'occasione incredibile che ci ha voluto concedere, un'occasione incredibile anche per me. L'idea di poter sapere un pochino quello che passa nella testa di un giocatore che si dimostra non solo essere un ottimo giocatore, ma anche di essere un'ottima penna, e oltre ad essere un'ottima persona. Quindi io vi dico, seguitelo, leggetelo, perché sono tante cose interessanti e credo che capite a 360 gradi quella che è una persona stupenda, una persona fantastica, che oggettivamente rimane nel cuore di ogni squadra in cui milita. A Cantù, devo dire la verità, la sua assenza, purtroppo per infortunio, è percepita, è un'assenza importante, che però diciamo la proviamo a colmare con questo blog, che non è neanche male. Noi approfittiamo per fare un in bocca al lupo, ma assolutamente, con la Ganà, tutti gli infortuni che purtroppo ha subito nel corso della sua breve, ma purtroppo finora sfortunata, carriera. Grazie anche a Sandro Santoro, in bocca al lupo per le prossime gare, per il resto della stagione, ovviamente. Grazie a voi, è stato un piacere. Siamo in chiusura di questo appuntamento con SiBasket. Vi ricordo l'appuntamento mercoledì, in differita all'1.30, la sfida di Trento, il penultimo impegno per la Dolomiti Energia in Eurocup, sfida contro Bonn. Giovedì invece ci ritroviamo sempre a SiBasket per analizzare alle 18 tutto quello che è successo nella giornata di Eurocup. Grazie a un proseguimento di programmi Targati Sport Italia.